Vabbè, ciao, grazie. Grazie di nuovo. Ma stai prendendo per la no. Chi parte? Io direi. Sì. Parte te, vai. Come ti chiami, giornalista? Vuoi parte tu? Vuoi parte tu? No. Preparatene una perché devi farne una. Stranamente mi vedete felice perché penso che siamo andati vicino a compiere una vittoria sportiva. Giocare a pallacanestro in emergenza come abbiamo fatto noi, senza un americano, senza un portoghese, contro la prima classifica, squadra che secondo me fosse più per certi versi difficile da affrontare. Dopo aver battuto Barcellona 4 giorni fa, spendendo innumerevoli energie, ma sono veramente orgoglioso dei ragazzi, questo che sono grato a colpa tua Renato, sono mica una cipolla e no, sono veramente orgoglioso dei ragazzi perché hanno avuto un percorso molto travagliato fin dall'inizio dell'anno, prendendo tutti i partiti di fila. Lo ribadisco spesso perché avendo giocato con la canestro so cosa voglia dire iniziare bene, so cosa vuol dire uscire ad avere un clima, l'atmosfera di un certo tipo in spogliatoio, beh, siamo venuti qua, sono stati forse i 4 giorni più belli da quando alleno, l'atmosfera che io amo, con gli arbitri, non ci siamo allenati, abbiamo giocato calcetto. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo venuti bene, sullo sport c'è questo. Siamo entrati in campo, abbiamo sputato l'anima, siamo andati veramente a vicino a vincere la partita. Sarebbe stato comunque a noi scrivere un'altra pagina della palestra bambina. Siamo andati vicino, avete visto tutti quanti. Niente, devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi. Tratto Vignali, anche lui adesso l'arrivo in campo, perché mi mesce in campo. Mi piace, sono contento, sono orgoglioso di aver allenato questi ragazzi, sono sicuro che tutti loro avranno un futuro brillante, trarranno enorme beneficio da questa annata, perché secondo me in questa annata più difficile per loro hanno imparato molto. Scusatemi, questo è un po' pagando, però non è frega il cazzo. Quanto riguarda la partita, l'avete vista tutti, abbiamo difeso con enorme coraggio, enorme dedizione, enorme concentrazione, abbiamo cambiato come abbiamo fatto con Barcellona su tutti i pick and roll. Questo chiaramente richiede enorme sacrificio da parte dei lunghi, ma enorme anche sacrificio da parte dei piccoli, che nel momento in cui devono andare a marcare un giocatore estremamente più alto, più pesante di loro, devono riuscire fisicamente proprio a reggere il confronto. Quindi è vero che la parte più, per certi versi, visibilmente più difficile è quella del lungo a contenere il piccolo, però è altrettanto vero che anche i piccoli hanno in una situazione del genere hanno un compito veramente difficile. Io per esempio non ho mai fatto quanto giocate. E niente, siamo stati anche molto curati in attacco, poi abbiamo avuto la sfortuna nel secondo quarto abbiamo avuto sfortuna e siamo andati sotto di 7 punti, abbiamo avuto sfortuna nel terzo quarto all'inizio e siamo andati sotto di 11. E questo non ci ha battuto, anzi ci ha reso più forti e perdonatemi se lo dico, avete giocato un'ottima partita, meritate il primo posto in classifica, però secondo me meritavamo di vincere. Così anche dal punto di vista sentimentalistico sarebbe stato più bello, ecco. Però poi no, però. La vita vuol chiedere un'animazione, però non te lascio fare quel tiro da 8-9 metri. Piano, c'è tempo.
sono quelle classiche situazioni dove ti affidi completamente a un giocatore, perché non puoi, altrimenti un giocatore sta giocando una pallacanestro incredibile, è un giocatore da cui noi siamo andati tutti molto volentieri, ed è un giocatore che quel canestro può fare. Quindi non sono d'accordo con te, conosco penso, senza voler togliere nulla, un pallacanestro magari siamo paritetici, ma conosco molto bene Maffi. Quindi ti dico, non mi è dispiaciuto quel tiro lì. Abbiamo avuto poi la possibilità anche di prendere in balzo, l'abbiamo preso, abbiamo fatto un altro tiro con Sean. No, non posso assolutamente riprendere nessuno dei miei giocatori. Anche perché dopo 40 minuti di quell'intensità chiaramente non era così semplice. Ecco, avessi avuto delle rotazioni un po' più lunghe, avrei potuto criticare i miei giocatori forse proprio frangente, anche se dubito di questo, ma giocare 40 minuti così non è semplice. È normale che poi alla fine voglia lavorare di più, questo è, se volete una dinamica particolarmente tecnica, è normale che al 35esimo andavamo avanti 64-56, una partita abbastanza in pugno, anche se non era chiaramente finita, diciamo che alla fine la fatica un pochino si è fatta pesare, però siamo arrivati comunque andando sotto, voi avete segnato due o tre canestri molto piedi molto facili, gli altri sono stati comunque molto bravi. Se non sono stati motivati, basta. Sì, non so, adesso sull'ultima azione vorrei vedere più di Hunt, se non vado errato, sull'assolutamento, senza di Hunt, se li aveva completamente o in parte fuori al sfondamento, se aveva dentro, però sono cose molto difficili da rischiare. Anche quel tecnico ha iniziato con il terzo quarto. Sono stati molto bravi gli arbitri. No, sono stati molto bravi. Adesso si va bene, ma ci dia per il Presidente, tu. Dice. Ma che noi abbiamo un presidente che parla del vostro. Scherzo. Ma senti, ma per fatto l'abbiamo visto proprio. Cioè, questa era la messa proprio in difficoltà. No. Avete messa in difficoltà. No. L'hanno messa in difficoltà diverse volte, soprattutto anche con questa cambio difensivo, con questa zona che veramente ha creato, non può che bene, poi insomma recuperare meglio una prima volta 7 punti, 11 punti. Anche questo credo so che è una soddisfazione, però insomma 10 punti. No. Squadra che ormai non chiede niente, però insomma arriva a casa da prima, di quello smutto e anche una forza. Sai, poi qualità tecnica ci sono. Hai detto benissimo. Abbiamo avuto una grossa travagliata oggi, no? Perché abbiamo giocato bene, molto bene i primi due quarti, la nostra paura era andare sotto e poi non avere la forza di entrare. E quindi abbiamo cercato di non concedere break decisivi a Pistoia, sapevamo che per noi poi sarebbe stato difficile, però poi tutto ciò è successo alla fine del secondo quarto, dove sono successe delle cose un po' rocambolesche, abbiamo commesso qualche errore, abbiamo tirato per esempio a 6 secondi alla fine del tempo, con la possibilità invece di morire con la palla in mano, o di prendersi l'ultimo tiro a qualche secondo alla fine, voi avete fatto canestro, siete arrivati a 7 punti, poi il tecnico si è condizionato ulteriormente, eravamo sotto gli 11, però non abbiamo mai mollato, questo penso che sia solo esclusivamente un merito della ragazza. Senti, ultima cosa, magari non aspetta a te, però ha affrontato le ultime, cioè non aspetta a te dirlo, però ha affrontato sia Barcellona sia Pistoia. Le playoff chi vedi quando vedi con questa storia? Beh, un'altra cosa che vorrei sottolineare, ti ringrazio per la domanda perché mi ha fatto venire in mente. Noi abbiamo tutto un race a giovedì, giocavamo una partita molto intensa, sembrava che ci fosse quasi qualcosa di personale, ma semplicemente tutto è dato dal fatto che era un derby, dovevamo avere una maggiore dei tifosi, e oggi volevamo dimostrarlo, no? Cioè, giocando allo stesso livello, giocando in modo analogo, e i miei ragazzi hanno dimostrato a tutta Barcellona e a tutto il campionato di voi di quanto siamo sportivi, penso sia poi una cosa più importante. L'atteggiamento, secondo me, ragazzi, tengo molto all'atteggiamento dei miei ragazzi, soprattutto da questo punto di vista. Spesso a livello professionistico cerco di perseguire il mero risultato sportivo, invece voglio che i miei giocatori capiscano come funziona la vita, come deve essere la vita del giocatore di pallacanestro.
essere stato accolto così a Pistoia è quello che io spero che succeda ai miei ragazzi oggi, e quello che è successo ad Dante Matis spero che servano ad esempio tutti gli altri. Essere accolti così vuol dire che la tua vista cestistica, al di là del risultato puramente sportivo, ha avuto un successo che forse conta più di tutto, che quello del rispetto e della considerazione da parte della gente. E ringrazio il pubblico di Pistoia per avermi accolto, e per aver anche accolto Dante per come si merita, perché non sono stato un grande. Però la domanda che rispondi, perdono. Siete due scuole secondo me completamente diverse, voi siete bruttissimi e loro sono bellissimi. Però forse ti sei più bello di Bolina e non di Sindoni. Mi vedete così contento, è strano dopo una sconfitta, no? Però sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, poi ripeto, vince il perdere non deve mascherare quello che invece è la sostanza. Siete completamente diversi, siete due squadre che agli antipodi, molto talentuosa, Barcellona molto lunga, giocatori estrosi, giocatori di talento. Voi siete una squadra secondo me nettamente più quadrata, nettamente più forse esperta anche, penso che l'età alla fine possa anche essere abbastanza indicativa. Più corti, sapete bene quello che dovete fare, la rotazione più corta per cercare di semplifica un po' quella che è alla fine la filosofia di squadra, no? Siete due squadre completamente diverse. Se vuoi sapere per me chi è più forte, non saprei dirtelo. Sulla carta Barcellona, però è anche vero che in un'eventuale partita di playoff, forse sarebbe più giusto dire Pistoia. Non lo so, sarà sicuramente, se dovesse esserci questa finale, finale entusiasmante, proprio perché poi si incontra un po' di filosofie di pagamento un po' più diverse. Siete allenate, siete sia Paolo che per Bichizzi. Paolo, per secondo me, capacità che nel tempo comunque continuerà a dimostrare, e che chiaramente sta già dimostrando. Penso che sia uno dei allenatori emergenti in assoluto, forse quello più talento, al panorama cestistico italiano, dopo di me. Che cazzata! E sto scherzando, chiaramente dall'altra parte che ci sono anche Bichizzi, il classico Marchioni, no? Non avevo le promozioni, è un attore molto suonato, molto intelligente, molto esperto. Sono molto diversi. Pistoia, Barcellona, due posti geograficamente lontani. Sarà, se dovesse essere, sarà una bella finale. Non altro posto.